Allora, io sono molto molto contento questa sera di essere in questa bella serata, in questo bellissimo concorso di cabaret, e mi fa molto piacere di essere, siamo in un bocciofila, un bocciodromo. Infatti io, adesso, viviamo nell'epoca delle tecnologie, dei tom-tom, dei navigatori. Noi che facciamo spettacoli, di solito facciamo dei lunghi viaggi, dobbiamo avere... sapere sempre i posti dove andiamo. Io sono rimasto purtroppo un po' all'antica, un po' perché noi artisti purtroppo il denaro è abbastanza scarso tante volte. Allora, l'altro giorno io ho fatto un sopralluogo, sono arrivato da queste parti perché volevo cercare di capire dove era il circolo Arci Benassi, no? Io non c'ero mai stato e ho visto un signore per la strada, un signore di una certa età, gli ho chiesto: scusi, mi saprebbe dire dov'è il circolo Arci Benassi? Beh, sinceramente mi sembra, non lo so, però non lo so, vada qua dall'edicola, forse glielo sanno dire. Sono andato dall'edicola, mi hanno detto vada 50 metri, vedrà che c'è un bocciofilo, entra lì dentro, chiede, potrebbe essere quello, potrebbe non essere quello. Sono arrivato, sono entrato dentro questo grandissimo bocciodromo, ho visto due signori avanti negli anni che stavano giocando a bocce, uno che diceva all'altro: ascolta Gino, adesso voglio andare a prendere la patente, siamo certi, voglio andare a prendere la patente. Oh, questo qua è partito come una scheggia, è entrato nella prima scuola guida qua di Bologna in questa zona, io l'ho seguito per curiosità, entra dentro, si avvicina al direttore, il direttore lo guarda con due occhi grandi così, fa: scusi ma mi tolgo una curiosità, lei cosa fa qua? Sono qua per prendere la patente. Per prendere la patente? Ma lei è una procedura lunga, devo fare la pratica, la teoria. Lei quanti anni ha, scusi? Io ho 87 anni. 87 anni? Beh, guardi, chiuderò un occhio, le farò due domande. Molto se potrebbe rispondere anche un bambino. È pronto? Ci sono qua a porti. Bene, si concentri. Ascolti, prima domanda. Se lei si trova in una strada completamente buia e vede due luci, arrivare velocemente verso di lei, cosa le sembra di vedere? Due luci, un'automobile. Ah no, è generico, perché potrebbe essere una Panda, una Ferrari, una Ford. Mi dispiace, si è giocato male la prima domanda, ho detto che era semplicissima. Adesso le faccio la seconda domanda, è pronto? Sono qua apposta. Deve sempre qua apposta, però si concentri perché sennò poi la mando a casa, eh? Seconda domanda, se lei si trova in una strada completamente buia, c'è ancora la strada buia, ancora la strada buia, e vede una luce arrivare velocemente verso di lei, cosa le sembra di vedere? Allora, una luce, un motorino. Ah no, generico, perché potrebbe essere una Vespa, una Kawasaki, una Suzuki. Guardi, mi dispiace, non le posso dare la patente, mi scusi ma devo fare delle cose. Arrivederci, buona giornata. Lo marino si sta allontanando, a un certo punto si gira e fa: senta, le posso fare io una domanda? Ma mi chieda quello che vuole. Senta, ma se lei di sera si trova in una strada completamente buia e vede una donnina con la minigonna, le calze a rete, i tacchi alti così, e fa così con la borsetta, cosa le sembra di vedere? Tu c'hai una mignota, e no, è generico, perché poi c'è tua madre, tua zia, tua sorella. Alla fine, fortunatamente sono riuscito ad arrivare. E sono arrivato questa sera per presentare una serie di ospiti importanti. Ecco, è già lì che freme di, sapete, un po' particolare, di parlare. Signori, lo vedete, è già arrivato. Ragazzi, è una cosa pazzesca, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ho attraversato lo stretto di Messina per arrivare fin qua. Per arrivare qua, questo governo Monti ci sta rovinando. Ma riusciamo ad arrivare a fine mese, guarda con che scarpe gira lui. Guardalo! La signora andava dal parrucchiere una volta alla settimana, allora si è messa l'antiruggine per risparmiare. Colpa di Monti! Monti, giuro, Monti non è una banca. È miliardi di banche messe insieme. Se lui tira fuori il portafoglio, la carta d'identità, voi non leggete Monti, leggete
dei Monti dei Paschi di Siena. Se lui vuole fare un prelievo prende il banco, ma se lo picca dietro e tira fuori 10 milioni di euro e poi ci lamentiamo che c'è denaro sporco in giro. È una cosa pazzesca. Il denaro non vale più niente. Come l'altro giorno quella signora... Dov'è la signora? Me l'ha raccontato una signora che è andata al supermercato a fare la spesa. È andata nel reparto frutta e verdura. È andata nel reparto frutta e verdura, si è avvicinata al commesso. Buongiorno signora, cosa vuole? Buongiorno, oggi vorrei delle zucchine. Bene, oggi, signora, oggi le zucchine costano 5 euro l'una. 5 euro l'una. Ma non so dove se la deve mettere quella zucchina. Non posso, signora. C'ho già una melanzana da 10. È una cosa pazzesca. Sapete che sono... La signora... Io sono un ecologista. Io non sono tanto preoccupato per il buco dell'ozono, quanto piuttosto per il buco di Giuliano Ferrara. Fa più danni lui che... Che terremoto! Metti che una volta lui mangia i fagioli e lascia aperto il microfono di Ladronda. Ma mangio... Cosa ridi? Ma me l'hanno raccontato, è una cosa vera. Non vi... Perché mi fanno controinformazioni, io la metto sul mio blog. È una cosa vera. L'altro giorno c'era un americano su un aereo, c'era un americano, un cinese e Giuliano Ferrara. Ora l'americano, per fare il tecnologico, no? Gli vibrava la mano. Well, I arrive at New York at 7 o'clock. Il cinese gli libera l'orecchio, attacata, New York. Giuliano Ferrara, per non essere da meno, tira una scorreggia tremenda. Anche tutti lo guardano. No, tranquilli, è un fax dall'Italia. No, è una cosa... Ora, queste sono cose che mi fanno incazzare come la bandiera, però c'è uno che è ancora più incazzato di me. Adesso vado a chiamare Vittorio. Capre, capre, capre! Sono delle capre! In questa serata di vespe, di capre e di altri navi! Capre! E ora a Torino! Ma mi vogliono fare presentare la mostra! La mostra di Mario Chimiello! Conosci Mario Chimiello? Conosci? Capre, non sei altro! Mario Chimiello! Mario Chimiello è il famoso autore dell'opera Il pastore che carezza la Bernarda. Allora, ecco, perché tu, perché ridi? Perché sei una capra! Non capisci niente, non capisci di arte! Parlare di arte con te è come parlare di gnocca con Ponzi Capano. Il pastore che carezza la Bernarda non è altro che un pastore che carezza la sua cagnolina che si chiama Bernarda. Vedi che sei una capra? Mario Chimiello è stato compreso 50 anni dopo la sua morte, perché per te non ci verranno, ci vorrebbero almeno 300 anni perché sei una capra! E io ti dico una cosa, non ne posso più, perché questi politici che sono in televisione, che rubano, non sono altro che delle capre, anzi, sono dei venditori porta a porta! Signori, buonasera da Bruno Vespa, e benvenuti a Porta a Porta. Io mi dissocio completamente da quello che ha detto Beppe Grillo, Vittorio Sgarbi. La mia trasmissione Porta a Porta è una trasmissione di alta moralità. Infatti a Porta a Porta c'è una vera storia importante italiana, e non solo, c'è anche grande moralità, c'è vera fede. Oh, ecco, questo è il problema del TG4, vedete? Oh, è il bar della diretta, per carità. Oh, siamo con l'allenamento e non parte la sigla. Che figura di merda! Che figura di merda! Per carità. Allora, vedete, ecco, no? Per carità, mi stanno boicottando. Allora, vabbè, adesso non importa più, guarda, ormai. Insomma, siamo già in diretta. Siamo già in diretta, allora buonasera. Io sono qua perché... Ah, che bello. Ah, allora, io sono qua. L'unico presidente del consiglio che ho sempre stimato, che sempre stimerò, lui, Silvio. Ah, Berlusconi.
Ecco, ok, bene. Ma per carità, perché allora Silvio Berlusconi, allora io vorrei fare una domanda a questo simpatico pubblico, allora giustamente, allora signora, chiedo a lei, se uno vota per Silvio Berlusconi, che cos'è? Un? Ecco, va bene, capisco anche l'ambiente, me ne diranno di cotte di crude, se uno vota per Berlusconi, che cos'è? Un? È un berlusconiano, ecco per carità. Invece uno che vota per Vendola, che cos'è? È una? Lo dico lei? Vendoliano. No, ecco, uno che vota Vendola è un vendolano. Questa qua è stata differente, per carità. Ecco, ecco. Allora, veniamo. D'accordo. Il pagamento. Ora. Cribbio, mi fai entrare o no? Buonasera, Cribbio, sono qua. Abbiamo anche la marcia di trionfale. Che cavolo, basta! Basta, basta, fatemi entrare! Mi cacciano fuori anche da porta a porta, mi boicottano! Invece i dati! Ecco qua i dati, parlano chiari, gli italiani sono ancora dalla mia parte, perché io a 70 anni trombo, io a 70 anni trombo, non come quelle oche morte che ci sono in politica, come l'ex presidente francese che ce l'ha a Sarkozy, o il presidente russo, un Putin, ex Berlusconi, io quando ogni volta lo sento parlare. Io ho dei valori, e quando si devono i valori di ricassamento, fanno lo stile. Ma stai zitto, minchia, stai zitto, non se ne può più, che cacchio! Bruno, tutte le volte che facciamo porta a porta, visiti a porta a porta, c'è sempre questo qua che mi stressa le scatole. E allora chiamatemi Berlusconi, che ci facciamo con quattro escort, porca porca, che ci divertiamo un po' di più, veramente. Che cavolo! Mi fai venire, Di Pietro, ogni volta che ti sento mi fai venire un giramento di maroni. Chi ha parlato di maroni? Chi ha parlato di maroni? Sono io, sono Umberto Bossi, leader della Lega. Io che ho rubato tanti soldi nelle casse della Lega per far studiare mio figlio trota. Io che sto scrivendo il mio libro. 20 milioni della Lega sotto i mari! Un po' di silenzio, per favore, un po' di silenzio, per favore, perché qua state facendo del casino. E di casini basto io. E tra l'altro, scusate se mi permettete, adesso mi tocca anche fare il badante di Giulio Andreotti. Ma a Giulio Andreotti devo anche fargli una lezione, devo fargli una visita oculistica. L'altro giorno aveva la pipì col pannolone. E beh, entra dentro una porta, pensava di aver letto PC, è entrato nell'UDC. Insomma, adesso, scusate perché è venuto a Bologna, mi tocca andarlo a prendere. Sì, beh, mi fa molto piacere essere venuto qui a Bologna, ho mangiato molto bene. E all'ingresso del bar un panino con la porchetta. Però scusami, permettimi, smettiamo di parlare di porchetta, perché la mortadella sono io e sono qui per chiarire perché mi hanno sempre chiamato mortadella. Perché io avevo un amante, ma non lo dica a mia moglie, avevo un amante che si chiamava come una mortadella, Alcisa. E poi, quando sono divenuto tutto dell'olivo, ho smesso di fare l'amore come moglie Flavia, perché se c'è le olive, sono extravergine. Beh, adesso vedo che è arrivato anche il mio amico Bresciani. Noi abbiamo sconfitto il berlusconismo.
Abbiamo sconfitto il berlusconismo, l'abbiamo esorcizzato, ma non l'abbiamo fatto da soli, perché da soli non siamo niente, occorre fare le cose in combinazione, e l'abbiamo fatto in combinazione anche con un amico, Marco Pannella. Il mio partito è quello più radicalizzato di tutti, infatti io mi sono sempre battuto per i radicali liberi degli italiani, e permettetemi che vado a prendere la porta, che è arrivato il mio amico Fassino. Allora, devo dire che sono molto contento, io sono il sindaco di Torino, siccome io sono il sindaco di Torino, stasera sono qui per portare un premio a una donna che ha 100+ anni, che li porta molto bene, molto bene, mi lasci parlare, non siamo un ballarò, mi lasci parlare, una persona che li porta molto bene, vado a prendere la mia amica, la Rita Revi Montalcini. Buonasera, buonasera, Rita Revi Montalcini. Ebbene, io mi sono sempre battuta per la ricerca, infatti sto ancora ricercando la mia dentiera, se qualcuno l'avesse trovata, vediamo se da qualche parte c'è. Ecco, e io vedo che è arrivato a trovarmi anche un mio, un che condividiamo insieme tante cose. Stasera ci sono! Stasera ci sono anch'io, proprio nel gruppo. C'è Grillo che sta facendo pace con Fassino e Bersani, tutti che stanno godendo insieme. Ma io non li manderei tutti, né, non li manderei né al paradiso né in purgatorio, li manderei tutti insieme all'inferno, no, in senso buono, ci fa per ridere, dove all'inferno, all'inferno ci sarebbe posto per Silvio, mio caro amico Silvio, a cui voglio dedicare questa bella poesia. A Silvio, Silvio, rimembri le notti passate con Rubi, quando rubasti il Viagra a Emilio Fede. Nonostante tutti questi politici, questa politica, io, come dico sempre nel mio film, e con gioia che lo dico, la vita è bella. Bene, scusate, c'è un fuori programma, porta a porta, ecco, è appena ritornato, signore e signori, dall'Arena di Verona, grande successo, signori e signori, l'eterno ragazzo Gianni Morandi. Sì, dai, stasera mi fa molto piacere essere venuto, ciao, dai che stiamo uniti, dai, signora, io mi ricordo di lei, era una bambina, veniva a vedere i miei concerti, mi ricordo che grande, le facciamo un applauso perché è forte, la Rantunappa, ecco, stasera io in questa grande serata non potevo mancare di farvi un omaggio, siccome abbiamo condiviso l'Arena di Verona, allora, vengo stasera per i miei amici e l'ho voluto invitare. E alla fine è arrivato lui. Questa... Questa sera sono voluto venire perché... Ma tu per caso hai visto Claudia? No, perché prima c'era Claudia in giro, no? E quando l'ho vista ho detto, Claudia, mori! E lei mi ha detto, no, mori tu Adriano. Comunque,
Comunque adesso mi voglio rivolgere ai potenti, quelli che vi comandano, che non ci fanno pensare, agli americani che hanno la bomba atomica, i russi, l'Iran, e loro pensano di comandarci, ma io ho un'arma ancora più potente, perché io da 50 anni porto sempre le stesse scarpe e non me le tolgo mai. E Claudia, quando sono a letto con lei, non sa neanche se ho i piedi. E allora, pensate, se io mi tolgo le scarpe, quale bomba ci potrebbe essere nel mondo? Quindi state attenti, perché se mi tolgo le scarpe, dopo un bel casino. E ecco, scusate, mi interrompo, perché sennò qua Adriano può creare qualche problema. Ecco, Vespa, vi dà la buonanotte, buona...